volevano impedire che Torino ricordasse e sapesse che 60 anni fa non è nata solo lo Stato di Israele, ma è cominciata la catastrofe del popolo palestinese. Una parola, la Nakba, che tradotta significa catastrofe, ma anche Shoah tradotto significa catastrofe. E allora non si capisce perché una catastrofe debba pesare ancora sugli equilibri internazionali e sulle relazioni internazionali, e l'altra catastrofe sia destinata invece al dimenticatoio. Questa manifestazione, le assemblee, le decine di iniziative che l'hanno preparata a Torino e in tutta Italia hanno fatto sì che questa operazione della Fiera del Libro non potesse riuscire, in quest'opera di occultamento e di negazione dell'esistenza, dell'identità, della dignità del popolo palestinese. E anche la riuscita di questa manifestazione, contro la quale sono state dette milioni di parole equivoche, non sono riuscita a dissuadere chi sente l'ingiustizia del popolo palestinese come la propria ingiustizia, con chi come Che Guevara riesce a sentire la violazione di un diritto del popolo come le violazioni di tutti i diritti di tutti i popoli. E questa manifestazione che si sta dirigendo verso l'area dell'Indotto, dove si tiene la Fiera del Libro, ha riempito Torino di bandiere palestinesi, bandiere palestinesi che si volevano nascondere, nascondendo in questo modo la storia e il dramma di un'intera popolazione a poche centinaia di chilometri dal nostro paese e dalle nostre coste. Bambini, bambini per e soprattutto cibo. Vogliamo dire una cosa che non vogliamo dire ai nemici, ma anche agli amici della Palestina: non commettete l'errore di ridurre un appello palestinese solo un problema umanitario per negare il carattere politico. La Palestina è la contraddizione più forte della pace o la guerra in Medio Oriente, e la pace in Medio Oriente può fondarsi solo sulla giustizia. Non c'è nessuna pace senza giustizia per il popolo palestinese. Grazie a tutti per essere venuti da tante città, da Napoli, da Bergamo, da Milano, da Roma, da Pescara, a questa manifestazione. Siamo Consergio Canaro del Forum Palestina, in migliaia in piazza a Torino, al fianco appunto del popolo palestinese e della sua resistenza. Quindi ti chiediamo un po' le motivazioni, il nodo per cui siamo in piazza oggi, l'importanza di questa battaglia che deve essere continuata oltre la manifestazione di quest'oggi. Il nodo, penso che l'abbiamo detto, le motivazioni, tutte le iniziative di questi mesi, di questi giorni in tutta Italia. Cioè, la battaglia per dire no alla Fiera di Torino, alla Fiera del Libro, con Israele ospite d'onore, non è stata una questione che solo le realtà di Torino hanno sentito come una contraddizione inaccettabile. È una cosa che ha rimbalzato in tutto il paese, dal nord al sud, con decine di assemblee, di iniziative, di dibattiti, che hanno detto una cosa fondamentale, cioè che la questione palestinese, la questione dei diritti del popolo palestinese, è una questione che può essere occultata né dall'agenda politica e neanche dalle operazioni di politicidio culturale. La Fiera del Libro era un'operazione di politicidio culturale dei palestinesi. I palestinesi non esistono come problema, non esistono come problema politico, al massimo esistono come problema umanitario, ma capite che questo cambia completamente i parametri di valutazione. E quindi, se non esiste come problema politico, non esiste neanche nella sua dimensione culturale, no? Un popolo che ha qualcosa di raccontare di importante al resto del mondo. C'è un problema di giustizia, c'è un problema di riconoscimento del diritto alla resistenza di un popolo occupato, e su questo bisogna far capire la politocrisia. Un popolo che vive sotto occupazione ha diritto a resistere come di mezzo all'occupante, soprattutto. Quindi un diritto alla resistenza che va riconosciuto, come l'ha riconosciuto tutti coloro che lottano contro un'oppressione coloniale organizzata e che punta paradossalmente non solo all'esproprio delle terre, delle risorse, dell'acqua, dei terreni agricoli, dello spazio, no? Ma è un esproprio coloniale che punta proprio a dire che i palestinesi non esistono più,
come problema politico per le relazioni internazionali. Penso che chi è venuto in piazza oggi l'ha fatto con una determinazione di cui c'era estremo bisogno, non solo sulla questione palestinese ma anche sul resto dei problemi di carattere sociale e politico di questo paese, che dicono su alcune questioni, vuol dire, si crea un punto di tenuta dell'esistenza, no? Sul piano dei contenuti e dell'iniziativa. Non è possibile, no, che su questo si assiste a un massacro, un genocidio lento, a quello palestinese e al politicidio culturale, con la comunità culturale che sta zitta, con la comunità democratica che sta zitta, eppure con la sinistra che sta zitta. Detto per noi, il problema politico che invece, ultima cosa, è stato posto dall'Assemblea Free Palestine, dal coordinamento che ha un po' portato avanti questo boicottaggio prima e poi questa manifestazione al fianco del popolo palestinese, quindi un po' il problema è stato posto, si è riusciti a aprirsi con lo spazio mediatico e politico quindi per riportare, comunque mettere sul tavolo la questione. Guarda, l'abbiamo detto, innanzitutto penso che tutti oggi debbano ringraziare i compagni di Torino, di questa parte del territorio, che hanno fatto un lavoro eccezionale, no? Veramente fatto bene, puntuale, le cose giuste al momento giusto. Ma lo dicevamo ieri in assemblea, aver creato un punto di tenuta, no? E di iniziativa che, come dire, non facesse mediazione, non facesse scontri per nessuno, quindi anche impugnando una parola d'ordine, quella del boicottaggio, che non è un tabù. Il boicottaggio è uno strumento democratico dall'altro di tutte le società a livello internazionale per pesare sulle decisioni. Si è sempre fatto, si continuerà a fare, no? Qui in Italia non il boicottaggio, si è scattato. In realtà questa cosa ha creato una polarizzazione, no? Che ha consentito dall'altra far esplodere la contraddizione, e senza questo punto di tenuta forte non sarebbe esplosa la contraddizione, e dall'altra ha creato lo spazio politico e quelle che abbiamo definito le posizioni intermedie, che magari non sono proprio d'accordo con noi. Ritengo che il boicottaggio sia una parola forte, una rivalutazione contestabile, però c'è, però dicono non sono d'accordo con i palestinesi, però la questione palestinese oggi va riposta con forza, cioè c'è un problema di pace, di giustizia, di riconoscimento dei diritti che non può essere occultata. Faccio riferimento a Dario Fo, ma come lui tanti altri nel tempo hanno alla fine trovato il coraggio di prendere la parola su questa questione dopo mesi e forse anni di silenzio, e se non ci fosse stata questa chiarezza non avrebbero avuto lo spazio e il coraggio per uscire allo scoperto. Questa è stata la grande battaglia politica e culturale che è stata fatta con questa vicenda della Fiera del Libro, e penso pure, diciamo, con la partecipazione alla manifestazione, lo confermo. Tutti all'inizio erano preoccupati sulla partecipazione, beh, il corteo sta aspirando un bel corteo, un sacco di gente che vuole che autonomamente si è pagati i treni, la benzina per la macchina, non c'è più né mamma CGL, né mamma Arcio, né mamma Fondazione che ti paga il bimbo, il treno, il sacchetto per la merenda. Qui chi viene fa le cose in modo autonomo, indipendente e autofinanziato. Questo è un livello, diciamo, adeguato di iniziativa e di coscienza anche rispetto al disastro politico che ci abbiamo intorno e che è stato provocato dalla sinistra, dei pur non pagati, dei cestini della merenda e delle manifestazioni a Bonestriano. Ok, grazie.